visto il forum americano forse. Sì, beh, per il risultato sicuramente. Credo che senza ma credo che avremmo meritato di vincere. Con tutto il rispetto che ho per il Rimini che ha fatto la propria partita, ma credo che noi abbiamo cercato di fare le cose che sappiamo fare e abbiamo fatto soprattutto le cose che avevamo preparato, quindi abbiamo giocato la partita che volevamo, creato tante occasioni e sapevamo che qualche cosina potevamo concedere agli avversari, un po' per qualche piccolo errore nostro, però credo che alla fine le nostre occasioni siano clamorose, quindi siamo rammaricati di questo, però siamo contenti della prestazione. I ragazzi sono stati sicuramente sotto il profilo della volontà, la voglia di vincere, la voglia di dimostrare che comunque vogliono fare qualcosa di buono. Bisogna fare i complimenti perché a volte continuano a stupire, secondo me, e quindi dobbiamo proseguire su questo percorso. Ci sono tanti giovani che ogni volta che giocano mi sembra che abbiano una crescita notevole, visto che oggi credo che il nostro 99 abbia fatto una grande prestazione. Il nostro scusi? 99. Ah, certo. Classe 99. Sì, sì. Non aver sentito bene il buono. Siete partiti molto forti, sia l'inizio che l'inizio della ripresa. Faceva parte del piano. No, noi volevamo anche continuare a andare forte, solo che poi dopo gli avversari magari non te lo permettono. Nella seconda parte del primo tempo siamo calati un po' di intensità, ma ci mancavano delle accelerazioni che poi nel secondo tempo abbiamo avuto. Nel secondo tempo siamo ancora partiti forte, però a differenza del primo abbiamo mantenuto. Credo che alla fine aver concesso qualche contropiede al Rimini e basta, per quello che abbiamo creato, ripeto, alla fine dei conti, ai punti forse avremmo vinto, però ripeto, a calcio vince chi fa gol, oggi nessuna delle due l'ha fatto, quindi è andata così, però va bene, io ripeto, io parlo sempre di prestazione, è chiaro che l'amarezza di quando si gioca bene c'è l'amarezza di non aver vinto, però andiamo avanti, proseguiamo. Quello che ho detto prima, mi fa molto piacere la crescita dei nostri giovani, oggi avevamo due assenze anche importanti, anzi tre ne avevamo di assenze importanti, uno squalificato e due per infortunio, e quindi vuol dire che questo è un gruppo dove tutti quanti possono dare il loro proprio contributo. Ascolti il mister, se proprio vogliamo trovare un problemino, forse che traduzione in gol di quello che si fa non è esattamente corrispondente, più o meno tutto l'arco. Sì, diciamo che per il volume di gioco che stiamo facendo, diciamo che stiamo concretizzando poco, questo è vero, ma credo che prima parlavo, credo che l'occasione più grande che l'ha avuta Alfonso è stato sfortunato perché non ha sbagliato il tiro. Ha tirato 15 metri fuori dalla porta, non è un tiro sbagliato, il tiro sbagliato è tanto così fuori perché ha mirato il paletto, gli è saltata male, l'ha presa di stinco perché altrimenti lui ha detto visto io faccio gol, quindi avevo tutto lo spazio, fatto è che quando l'ho piazzata invece che prenderla col piede come avrei dovuto la palla mi è saltata male, l'ho presa con lo stinco e la palla è andata a 15 metri dalla porta, quindi c'è poco da fare, è stato anche, aveva fatto 80 metri di campo, aveva fatto tutto bene, quindi peccato perché poteva essere sicuramente la situazione che avrebbe cambiato la partita. Una parola più su Martorelli, nel senso del cosiddetto grande prestazione. Sì, beh, ripeto, io. È la prima volta che gli era. Sì, è entrato spesso, ma sì, quando io ho detto che quel ragazzo lì è venuto qui in punta di piedi e poi. Ha sovvertito delle gerarchie, pur essendo uno dei più giovani insieme a Scatozza, che è un 2000, e quindi sono contento del fatto che invece abbiamo un giocatore che vuole ritagliarsi uno spazio importante, perché già
in precedenza quando entrava si faceva trovare pronto. Oggi ha avuto l'opportunità di giocare dall'inizio e credo che sfiderei chiunque a dire che era un 99, tutto è meno che timido, e quindi ben venga questa sua crescita, noi siamo contenti perché, ripeto, mi aspetto ancora una crescita dagli altri oltre che da parte sua, perché come ho detto già qualche tempo fa, dipendiamo molto dai nostri giovani, se loro crescono anche la squadra può fare qualcosa di importante. Grazie. Grazie, mister. Grazie a voi.